La prima uscita di Figaro fu un fiasco colossale. Che barba! Scrissero il 20 febbraio del 1816. In seguito l'opera di Rossini diventa una delle più rappresentate e probabilmente la più celebre del compositore pesarese. Da Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, l'arco al fattore. Ma che fortuna, 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 ma che fortuna,